principe di Castelcicala. Winsmith può raccontare quello che vuole. Le cifre lo smentiscono e danno ragione a me. Quali cifre? Lambi, il generale Lambi, a Calatafimi, aveva 4.000 uomini. Garibaldi, quei banditi, non erano più di 800, doveva quindi schiacciarli. E invece... nella sua posizione strategica di protezione della ritirata. Il generale Lambi compie interamente il proprio dovere. Si batte però 8 ore e ordine di ripiegare i suoi uomini soltanto quando sono rimasti senza munizioni. Questa è la pura verità. Ma il principe di Castelcicala perde una buona occasione per tacere e accusa il generale Lambi di tradimento. Di più, accusa di tradimento questo ministero. È vero che avevate preparato un piano di contrattacco che poi non è stato eseguito? Verissimo. Il mio piano era di prendere il nemico fra due fuochi. Chiedo rinforzi a Napoli, un paio di battaglioni di cacciatori da far sbarcare a Marsala, alle spalle di Garibaldini. Primo tradimento. I rinforzi partono con ritardo. Secondo tradimento, invece che a Marsala, vengono fatti sbarcare a Palermo. Terzo tradimento, Lambi a Calatafimi. Si ritira prima di aver perso e lascia via libera Garibaldi per la capitale. Ma che bisogno avevate dei rinforzi da Napoli? Fra Palermo, Messina e Catania c'erano, e ci sono ancora, più di 25.000 soldati. Conoscete la Sicilia? Le strade sono insufficienti. Non potevo dislocare migliaia di uomini con la dovuta celerità. E poi i siciliani? I siciliani? Non c'è da fidarsi. Maniscalco, il vostro direttore di polizia vi aveva informato che l'isola era una polveriera. Sì, ma ho preferito non allarmare Sua Maestà. Controllavo la situazione. Tant'è vero che ho represso la rivolta a Palermo e nella provincia in un paio di settimane. E tutto quello che dicono sul mio conto sono calunnie. Sua Maestà però vi aveva istruito che è sempre meglio prevenire che reprimere. Con certe teste calde non c'è prevenzione di sorta. Ritenete che parlando di misure preventive Sua Maestà si riferisse unicamente a misure di polizia? Senza dubbio. E non anche, che so, a misure sociali, istruzione, opere pubbliche, scuole, strade... Insomma, il programma del vostro predecessore, il generale Filangieri. Filangieri. Le promesse di Filangieri hanno fatto credere ai liberali siciliani che il governo fosse debole. Si sono imbaldanziti e manco era morto Ferdinando II, hanno sfoderato l'arroganza. Io gli ho fatto capire a sti rivoluzionari che anche sotto Francesco II le leggi napoletane erano leggi. E io le ho fatto rispettare. Maniscalco, la polizia, hanno compiuto il loro dovere col massimo zelo. Non posso dire altrettanto di questi signori del governo e di Filangieri.